In questo caso abbiamo tre angoli orientati male. Dobbiamo fare così. Poniamo l'angolo orientato bene in basso a sinistra qui. Quindi i tre angoli orientati male si troveranno qui. Vediamo quest'angolo qui. Vediamo dove sta il giallo. Il giallo si trova davanti. Quello che possiamo fare è iniziare a mettere a posto quest'angolo, facendo finta che anche quest'angolo qui abbia il giallo dietro. Anche se in realtà non è così. Quindi per mettere a posto questo dobbiamo scambiare queste due facce, no? Girando il cubo in questo modo. Ok? Quindi il giallo adesso si trova a destra e il verde si trova sopra, che prima si trovava qui. Applichiamo l'algoritmo base, quindi right up 2, right inverted, right inverted. Poi dall'altra parte in modo speculare, left inverted, up 2 volte, left, up, left inverted, up, left. Ritorniamo. Così, quindi verde a destra e giallo sopra, vediamo che quest'angolo è andato a posto. Adesso tutto si è ridotto al caso in cui abbiamo solo due angoli da orientare. E questo è proprio il caso base, perché abbiamo i due gialli affiancati qui, tutti e due a destra. Quindi mettiamo il cubo in questo modo, con i gialli a destra, e applichiamo l'algoritmo base. E il cubo va a posto.